La neo dottoressa in ingegneria Giulia Bucco è oggi protagonista di questa giornata al trabocco qui del Sasso della Caiana di Vallevò, perché ha presentato la sua tesi di laurea dal titolo Il processo di ideazione e sviluppo di un nuovo prodotto, il caso Taumat. Come mai hai deciso di realizzare la tesi di laurea su questo specifico prodotto di un'azienda comunque del nostro territorio? Sì, mi è piaciuto molto il progetto poiché è un mezzo che a me piace definire sia amico dell'ambiente. Infatti il suo utilizzo non apporta alcun impatto insomma ambientale, e perché insomma è anche un mezzo sicuro. Infatti è dotato nel posteriore di una seconda ruota, e quindi insomma mi ha affascinato il progetto e comunque la virtuosità del progetto. E abbiamo affiancato a te anche Alessio Lorenzi della Taumat, che ha sposato questa iniziativa della neo dottoressa anche perché ha trattato il vostro modello di punta attuale. Sì, sì, guardi, devo dire che Giulia è venuta da noi e ha fatto un tirocinio, ma si è dimostrata di una dinamicità e di una volontà di imparare davvero tutto quello che riguardasse la Taumat. Sebbene è un ingegnere gestionale, ha voluto vedere tutto, dal magazzino, la contabilità, l'ufficio vendita, e poi si è appassionato ovviamente al DAC. Quindi quando mi ha chiesto e ci ha chiesto se poteva realizzare la tesi sul DAC, io non potevo che dirle di sì, perché comunque avendo dimostrato tutta questa flessibilità ero sicuro che insomma ero in buone mani. Dopodiché ci ha chiesto dei documenti, ovviamente documenti tecnici per quanto riguardava gli studi che abbiamo fatto su questo prodotto, glieli abbiamo dati e lei in piena autonomia davvero ha realizzato un lavoro di tutto rispetto, anche dandoci degli input rispetto a degli aspetti che noi non avevamo considerato. Ovviamente interessandoci a questo DAC, speriamo sempre più che questo sia uno dei primi esempi di come possiamo investire sul territorio sia da un punto di vista accademico e poi speriamo da un punto di vista produttivo, per poter realizzare questo prodotto a livello industriale appunto in Val di Sangro. Giulia, quali sono i risultati principali che hai ottenuto da questo studio? Sì, io mi sono focalizzata diciamo in special modo sull'utenza privata. Il DAC viene proposto come un mezzo per diciamo utilizzato da aziende per il trasporto di merci. Io invece ho voluto focalizzarmi su un altro aspetto, ovvero sulla possibilità del DAC di trasportare oltre al conducente un passeggero, e a tal proposito ho realizzato un piccolo questionario in cui insomma va a testare quale sia la percezione del prodotto da una clientela appunto privata, e devo dire che i risultati sono abbastanza incoraggianti, perché una cospicua parte per diverse motivazioni lo acquisterebbe. E chiudiamo con Alessio, questo DAC che comunque è sempre in fase di ulteriore sviluppo, l'elettrico è il futuro e quindi voi vi state attrezzando verso nuove sfide. Assolutamente, siamo in fase di produzione di altri scooter, potenziando ovviamente anche il discorso delle trasmissioni, della batteria, in modo da migliorare l'efficienza del prodotto. Ma oggi siamo particolarmente contenti perché Legambiente, che da sempre ha avuto particolare sensibilità sullo sviluppo del nostro prodotto, con oggi chiudiamo, o io spero apriamo un bel ciclo, perché con la consegna delle chiavi a Legambiente, che utilizzerà questo prodotto come ciclo officina per riparare quelli che potrebbero essere dei mezzi incidentati sulla via verde, appunto consente al DAC di essere l'esempio e l'applicazione dell'economia circolare nel nostro territorio. Quindi come dice anche il presidente Di Marco, diamo la possibilità di avere la ciclovia della via verde come laboratorio aperto dell'economia circolare. Penso che sia una cosa bellissima e unica, almeno in ambito nazionale. Presente qui in Abruzzo anche l'onorevole Carmela Grippa della Commissione Trasporti, e quindi diciamo un settore che conosce molto bene. Tra l'altro lei ha seguito questo progetto DAC dall'inizio, lo ha sempre sostenuto, e oggi è venuta a comunicare buone notizie, perché i provvedimenti futuri del governo andranno verso la green economy, vero?
Assolutamente sì, noi diciamo che abbiamo sempre sostenuto, la nostra quinta stella è proprio l'ambiente, abbiamo sempre fatto una battaglia contro, a favore della sostenibilità e quindi contro l'inquinamento. Stiamo lavorando ormai da 2 anni e mezzo che siamo al governo, abbiamo stanziato diverse risorse proprio per incentivare la mobilità sostenibile, come il super bonus nel decreto rilancio al 110%, il bonus bici e bonus mobilità proprio per abbattere l'inquinamento atmosferico, per incentivare e disincentivare l'uso dell'auto privata in favore dei mezzi più sostenibili. Il progetto DAC, io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere questa azienda nostra abruzzese, abbiamo fatto un incontro in Parlamento, quindi l'abbiamo portata proprio nelle sedi istituzionali per far conoscere questa realtà tutta abruzzese, e spero che nel decreto semplificazioni io presenterò un emendamento che va proprio a snellire e dare la possibilità di convertire con un kit i motori endotermici in termici, quindi diciamo che c'è tutto il sostegno da parte nostra. Poi lei ha parlato di un aspetto fondamentale, le colonnine elettriche, perché c'è bisogno del rifornimento per ricaricare i mezzi elettrici. Ci sono anche in questo caso dei provvedimenti buoni? Già nella legge di bilancio del 2018 noi avevamo stanziato dei fondi per installare le colonnine elettriche ad uso privato. Anche nel decreto rilancio e nel super bonus c'è un ulteriore stanziamento proprio per incentivare il privato a installare le colonnine elettriche, anche perché la controtendenza, qual è il nostro obiettivo? È arrivare al 2030 e cambiare il nostro modo di spostarsi. E per fare questo, visto che andiamo verso l'ibrido e l'elettrico, è necessario installare le colonnine elettriche. Sulla rete autostradale ci sta pensando Enel, quindi diciamo che anche rispetto all'anno scorso diciamo che i numeri sono favorevoli, perché ci sono nuove installazioni sulla rete autostradale, e dobbiamo farlo anche in Abruzzo, quindi è necessario farlo in Abruzzo. Quindi io invito tutti i cittadini a utilizzare e approfittare di questo super bonus per installare anche delle colonnine elettriche. E gli incentivi non finiscono qui? Non finiscono qui, perché sempre nel decreto rilancio, noi in legge di bilancio dell'anno scorso avevamo stanziato degli incentivi per acquistare le auto elettriche o ibride, e anche quest'anno nel decreto rilancio abbiamo stanziato 100 milioni di euro nel 2020 e 200 milioni nel 2021 per l'acquisto di auto e moto elettriche, quindi approfittate di questi incentivi statali. Il signor Daniele Colantonio di Lega Ambiente Abruzzo, oggi presso questo suggestivo scenario della Costa dei Trabocchi, in rappresentanza di Lega Ambiente, perché ha ricevuto simbolicamente le chiavi dall'azienda Taumat per una collaborazione che inizia proprio oggi. Ce ne può parlare? Allora, questo è un progetto, diciamo, che è nato da accordi già presi in passato. In pratica la cosa funziona in questo modo. Noi abbiamo questo DAC che verrà messo a disposizione con un utente, che è un meccanico, che a chiamata arriva sul posto e fa la riparazione della bici. Chiaramente paga solo il pezzo del ricambio, cioè la manodopera è tutta gratis, perché è tutta una questione, diciamo, sperimentale che verrà fatto sulla Costa dei Trabocchi. È un segnale positivo per l'ambiente, voi che siete un'associazione che proprio è nata per il rispetto dell'ambiente, questa moto elettrica. Beh, certo, essendo anche questo un mezzo di economia circolare, perché è un mezzo riciclato, cioè nel senso che hanno tolto la parte termica del motore, hanno inserito delle batterie con le due ruote dietro, dove uno può anche trasportare la bici e riportarlo, diciamo, proprio in officina in caso, diciamo, sono lavori più grossi e più pesanti. No, questo è, diciamo, è una cosa innovativa che a noi ci fa piacere aver fatto questo accordo con Taumat, che ci concede, diciamo, di gestire questo mezzo, il DAC, proprio per dare un servizio in più sulla Costa dei Trabocchi, perché dobbiamo sempre lanciare l'idea: meno automobili, più mezzi ecologici.